Una grande opportunità da sfruttare per il rilancio infrastrutturale dell'Abruzzo. Il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma è prioritario e questa mattina se n'è parlato a Pescara all'Aurum, dove al fianco del presidente della regione Marco Marsiglio è intervenuto anche il commissario di governo per l'opera Vincenzo Macello, che ha sottolineato l'importanza del dibattito pubblico. In remoto da Roma è intervenuto anche il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. Il PNRR vede un investimento straordinario sulle ferrovie per superare quei gap storici che sono stati talvolta anche oggetto di dibattito sui media e anche di ilarità. Dunque il dibattito pubblico come elemento fondante di una trasformazione del paese, come uno strumento di innovazione, innovazione non solo tecnologica, innovazione nei sistemi di mobilità, ma anche di innovazione sociale. Tanto ha prodotto, diciamo, il buon risultato di portare su questa regione finalmente i soldi veri per fare per davvero la ferrovia. Vorrei che non si perdesse mai di vista questo obiettivo, perché è vero che ogni volta che si realizza un'opera c'è qualche impatto sul territorio e qualcuno protesterà e qualcuno rimarrà, come dire, colpito nelle proprie, e dobbiamo giustamente lavorare per ridurre al minimo questi impatti, per indennizzare le persone dove gli impatti non sono, diciamo, dove gli impatti sono inevitabili. Ma l'obiettivo vero e il fatto di cui deve discutere l'Abruzzo è che finalmente cominciamo a lavorare per fare per davvero una ferrovia più moderna, più efficiente e più veloce. Questa prima poche decine di chilometri, diciamo da Pescara fino a Scafa, sono la prima parte di un progetto complessivo che si svilupperà lungo tutti i 210 chilometri della linea ferroviaria e che permetteranno alla fine di questo percorso di avere una linea che da Roma a Pescara collega in meno di 2 ore. Noi non ci vogliamo cacciare dentro, diciamo, un vicolo cieco, come hanno fatto altri prima di noi. Vogliamo che i soldi stanziati che abbiamo reperito, i progetti che siamo riusciti a far condividere e le priorità che abbiamo imposto al Governo nazionale, al Ministro delle Infrastrutture, a Rete Ferroviaria Italiana, vengano rispettate, perché per troppi decenni l'Abruzzo non è stata una priorità nelle politiche nazionali. Tutto l'itinerario Roma-Pescara è inserito all'interno dell'allegato 4 al decreto 77 della legge 108, pertanto anche i quattro lotti che riguardano il tratto fra Pescara e Interporto saranno soggetti alla procedura dell'allegato 4, che in particolare prevede l'avvio del dibattito pubblico, che avverrà entro il mese di aprile. Il cronoprogramma dei lavori, soprattutto per i lotti che riguardano questo territorio, mi riferisco al lotto Interporto Manopello-Scafa, prevede la chiusura dell'iter autorizzativo per giugno di quest'anno. Successivamente avvieremo le attività negoziali per poter andare in gara d'appalto e avviare i lavori nel 2023. Questo ci consente, visti i tempi di realizzazione che sono di circa 3 anni e mezzo, di arrivare all'obiettivo di agosto 26 come ultimazione dei lavori, che è l'ultima chiamata per la rendicontazione all'Europa per il PNRR.